Buonasera, salve a tutti. Mi chiamo Roberta Cavallo e sono un'analogista di Taranto. Il mio intervento a questa interessante nonché utile iniziativa promossa dall'UPLA e intitolata La giornata dell'analogista vuole essere una breve e chiara definizione di quello che è il campo di intervento di un analogista. L'analogista viene definito come un professionista d'aiuto in grado di interpretare i linguaggi emotivi e le dinamiche sistemiche degli esseri umani per aiutare loro a perseguire il proprio benessere emotivo avvalendosi della conoscenza delle discipline analogiche. Ogni volta che una persona mi contatta desiderosa di iniziare un percorso di riarmonizzazione interiore tra le due parti di sé, la parte logica e la parte inconscia, o quando mi ritrovo come oggi a disquisire a proposito delle discipline analogiche con persone che si avvicinano a questo mondo, prima per curiosità e che poi inevitabilmente se ne innamorano, trovo sempre che sia necessario e fondamentale chiarire un concetto, quello cioè che riguarda l'interpretazione dei linguaggi emotivi. È molto importante sottolineare che il compito delicatissimo dell'analogista non è interpretare le emozioni, secondo il significato comune del termine, che vede nell'interpretazione un intervento soggettivo da parte dell'operatore, che rischierebbe così di viziare, di inficiare la lettura dello stato emotivo della persona. Stefano Benemeglio, grazie ai suoi preziosi insegnamenti, ha dotato i propri allievi di strumenti validissimi per effettuare un'interpretazione basata su una vera e propria lettura dei simboli. L'analogista, cioè, possiede le competenze per poter leggere il linguaggio emotivo dell'inconscio grazie ad accurati studi di comunicazione analogica non verbale. Inoltre l'analogista, concretamente, in maniera concreta, aiuta le persone a ritrovare il proprio benessere aprendo un canale comunicativo diretto con l'inconscio attraverso l'ipnosi dinamica benemeliana. In questo caso, il ruolo dell'analogista che conduce una seduta in studio è di tradurre. Etimologicamente parlando, tradurre significa transducere, ovvero condurre oltre, da un luogo ad un altro, portare da un luogo ad un altro. Quindi l'analogista si pone come una sorta di traghettatore di emozioni. Se esistesse il termine greco, potremmo definirlo un orge pompo, dove orge significa emozione, moto dell'anima, e pompo significa trasportatore. Quindi, in breve, l'analogista sa come costruire un ponte che metta in comunicazione l'inconscio con la parte logica, ridonando dignità espressiva alle emozioni. Ridonare dignità espressiva alle emozioni è molto importante perché non dobbiamo mai dimenticare che, come recita l'assioma benemeliano della fisioanalogia, la malattia in principio era un'emozione frustrata. Vi ringrazio per avermi dedicato un po' di tempo. Saluto tutti i miei colleghi analogisti, tutte le persone che vedranno questo video. Un forte abbraccio a tutti e buonasera.